is something special for you. Thank you, baby. Amici di Wii Motorsport, benvenuti e bentornati in questo nuovo appuntamento dedicato alla Formula 1. I campionati sono terminati. Ieri abbiamo registrato le pagelle della MotoGP e oggi pagelle della Formula 1. Passiamo alle quattro ruote. Con me sempre Diego e saremo cattivi? Si vedrà. Ciao a tutti, un saluto anche da parte mia. Ciao Fabrizio e benvenuti in questo nuovo episodio, un episodio un po' speciale rispetto agli altri perché oggi è una puntata a analizzare pilota per pilota, team dopo team, la stagione di questi ultimi. Assolutamente, quindi è tempo di pagelle e cominciamo subito con l'ultima classificata, che la troviamo proprio a zero punti lì, poverini in fondo, e si tratta della Haas. Haas è una macchina che quest'anno ha dedicato tutto a innovare, a ringiovanire, a sfoltire la sua rosa di piloti. Proprio ha preso due emergenti, e che emergenti, ha preso un campione del mondo della Formula 2 e un buon pilota che ha portato dietro la famosa valigia, che è Mazepin, e il campione è Schumacher. Macchina che è rimasta ferma con le evoluzioni, quindi agli sviluppi 2020, e quindi è stata relegata purtroppo a correre come se fosse in un trofeo, a fare la sfida, il suo valore massimo, a fare la sfida tra lui e il suo compagno di squadra. Detto questo, è un po' ingiudicabile, perché comunque non ha mai fatto uno sviluppo, e quindi è difficile sapere dove sarebbe stata, o i piloti soprattutto, che voto dare se un pilota è scarso o è la macchina che rende scarso il pilota. Detto questo, ad Haas si può anche dare un 5, perché secondo me poteva dare qualcosina in più, però non l'ha dato. Però si può dare anche un 6, ecco, non di più. Sì, assolutamente, anche secondo me l'Haas ha voluto sacrificare, come si è visto, quest'anno per puntare tutto sul prossimo anno, in una stagione in cui cambia di fatto tutti gli aspetti tecnici del monoposto, e in una stagione in cui l'Haas può nuovamente tornare competitiva come ai tempi del 2018-2017. E fatto sta che comunque sì, come hai detto te, i piloti sono quasi ingiudicabili. Non proprio perché la macchina non gli dava modo di esprimere il loro vero potenziale, ecco. Semplicemente loro due, Schumacher e Mazepin, facevano un campionato a sé stante. C'erano tutte le 18 macchine, poi c'erano le due Haas che correvano per conto loro proprio, quindi mi dispiace per questi due piloti che comunque hanno talento sicuramente, si è visto in Formula 2 e sono stati chiamati per questo in Haas anche per i soldi, giustamente, però è stato veramente un peccato vedere una stagione di sofferenza così per loro, però magari l'anno prossimo potranno rifarsi di tutto questo. Per quanto riguarda il voto, sì, anche secondo me un 5 si può dare ad Haas, perché comunque sì, è stata una stagione fallimentare, ma una stagione che si sapeva già dall'inizio e sarebbe andata così, e quantomeno non è stato frutto di un progetto completamente sbagliato, ma di un frutto di un progetto che non è nemmeno iniziato. Assolutamente, diciamo che hanno approfittato di avere due rookie della categoria e fargli fare un po' di esperienza, seppur una macchina senza sviluppi, che magari anche guidare lo sviluppo per due rookie sarebbe stato impegnativo.
però anche relegarli in fondo tra ultimo e penultimo, penultimo e ultimo, per, soprattutto per due rookie, è a tratti un po' poco motivante, ecco. Quindi, i voti ai piloti. Secondo me Schumacher è di gran lunga stato superiore a Mazepin, e non è perché si chiama Schumacher che gli diamo un voto molto più alto. Mazepin è un gran combattente, cioè se a Mazepin gli danno una macchina come si deve, Mazepin non lo passa più nessuno, secondo me. Sì, perché diventa un Verstappen 2.0, diventa praticamente è come una bomba, un tir senza freni diventa Mazepin se gli danno una macchina senza, una macchina con le caratteristiche minime per poter battagliare. Sì, assolutamente. Mazepin ha avuto una stagione molto complicata, perché subito dall'inizio, fin dal Bahrain, ha ricevuto tante critiche molto pesanti, anche giustamente, perché comunque i risultati erano molto pesanti in confronto con Schumacher, non teneva, non reggeva alle prime gare. Però nell'arco della stagione c'è stato un concreto miglioramento, e alla fine si è visto anche quello che è un po' del talento di Mazepin, che si era già visto in Formula 2 nel 2020. Quindi secondo me già l'anno prossimo, con questa importante esperienza di questa prima sua stagione, potrà fare un buon campionato. Nonostante ciò, comunque, i numeri a confronto con Schumacher non tengono, e si è visto un po' la differenza, seppur non sia così enorme, col suo compagno di scuderia. Quindi io a Mazepin darei un 5 più, un 5 e mezzo più o meno. Io a Schumacher forse anche 6, Mazepin 5, perché Mazepin è troppo aggressivo in Formula 2, poteva permettersi di fare determinate manovre o anche determinati sbagli. La Formula 1 sembra che vada su binari, però appena arriva un rookie capisci subito quanto è difficile questo campionato, che hai le gomme, portarle in temperatura, non puoi sbagliare, la macchina va sotto sterzo, sovrasterzo, quando la perdi. E quindi soprattutto anche Mazepin voleva subito arrivare e strafare, cose che ha comportato errori ma anche danni. Quindi invece Schumacher ha affrontato l'inizio di questa nuova categoria con molta più calma. Sì, esattamente. Poi inoltre Schumacher non è stato solo davanti a Mazepin, ma spesso e volentieri si è visto battagliare con almeno una Williams, che è quella di Latifi, che comunque era l'unico avversario a sua portata, diciamo, considerando il mezzo che aveva per tutta la stagione. Per esempio, mi ricordo in Portogallo ha battagliato spesso con Latifi e gli è finito davanti, anche ad Abu Dhabi, in Turchia ha portato la macchina in Q2, anche in Francia. Quindi insomma, la sua stagione, pur considerando la vettura, ha fatto il meglio che poteva, e forse anche è andato anche oltre le sue potenzialità, e ha sempre spinto la macchina al suo limite, e quando cerchi il limite spesso sbagli. Infatti Schumacher spesso l'ha messa al muro la macchina, per esempio a Jeddah o a Imola. Però comunque sono danni che se prendi un rookie in squadra devi immaginarti. Sì, esatto, assolutamente. Quindi sì, gli darei anch'io un 6. Ottimo. Passiamo a un'altra, che mettiamo anche delusione dell'anno. Forse anche più della Haas. Soprattutto di più della Haas, perché l'Alfa Romeo aveva anche due piloti. Cioè, mettendo di fronte budget, squadra, macchina e piloti, aveva tutto. Avrebbe vinto su tutti i fronti. E invece l'Alfa Romeo ha proprio deluso, perché comunque ha sbagliato lo sviluppo. Ha puntato sul gettone sulla parte anteriore. Aveva anche preso dei progettisti da Ferrari, che erano in esubero, e quindi è andato in Alfa Romeo per far fare ancora di più il salto di qualità, che non ha fatto. Alfa Romeo, scelte anche discutibili sul frangente piloti, perché sono partiti e sono arrivati alla fine mettendo subito i due piloti con... Non, termine calcistico sarebbe fuori rosa, ma li hanno fatti giocare da separati in casa. Cioè, Raikkonen sapeva subito che avrebbe smesso
e che si puntava benissimo su altri piloti, e Giovinazzi non è mai stato tra virgolette amato in quella squadra e neanche valorizzato, e hanno preso soprattutto altre vie, soprattutto anche liquidandolo a metà anno. Quindi voto alla squadra, se ad Asso ho dato quasi la sufficienza, e ti dico che Alfa Romeo è proprio deluso. Quindi anche motorizzati, se l'anno scorso aveva anche la giustifica che se penalizzavano Ferrari per il motore, quest'anno Alfa Romeo avrebbe avuto anche la penalizzazione, io dico 4,5. Sì, mi trovo pienamente d'accordo con te, perché come detto prima, quello dell'AS è stato un fallimento tecnico, perché proprio il progetto non c'era. Quello dell'Alfa Romeo è un caso ben diverso, perché c'era un progetto forte su cui la squadra ha puntato molto, ma è stato un progetto proprio fallimentare, dove il team ha sbagliato completamente l'approccio alla costruzione della vettura, che alla fine si è rivelata drammatica. Poi mettendoci insieme strategie sbagliate, gestione piloti orribile e caos all'interno del team, creando un ambiente squilibrato e terribile per cui passare 23 gare, alla fine il risultato è questo, che sono finiti dietro Williams e hanno concluso una stagione che all'inizio doveva essere un campionato quasi ai livelli del 2019-2018, quando Alfa Romeo era una grande squadra. Alla fine invece addirittura si è finiti penultimi dietro alla Williams, a una stagione a livelli del 2020, quindi sì, 4,5 è più che giusto. Assolutamente, Alfa Romeo si aspettava molto di più e ha ottenuto proprio neanche il minimo sindacale. Se andiamo a vedere i piloti, Raikkonen era da anni che si diceva che fosse la sua ultima stagione, e la sua ultima stagione alla fine è arrivata. Che fosse un pilota che non sprezzasse voglia da tutti i pori, alla fine quello è carattere. Però comunque Raikkonen finalmente ha messo fine a una carriera, perché, come si dice anche in un'intervista, ha detto che era stufo di avere rapporti con la stampa, che è stressante, un po' come ha fatto Casey Stoner, che se n'è andato dalla MotoGP perché ha detto: io voglio pensare solo a guidare, e sponsor, stampa e tutto il resto è soltanto stressante. Però il rendimento in pista anche di Raikkonen, a parte qualche partenza come solo lui sa fare, è stato un po' opaco, ecco. Ovviamente il rendimento del pilota va di pari passo col rendimento della macchina. Quindi io dico Raikkonen 5 o 5,5, però più 5, perché poi è stato un po' anche impalpabile anche in qualifica. Sì, anche io molto simile come te, perché infatti Raikkonen quest'anno ha dato una stagione non brillantissima, ma sicuramente non gli ha permesso di dare il meglio di sé. 40 anni sono tanti e veramente ha dato il meglio che poteva, però proprio non ne aveva più. Poi, messo in confronto con un pilota talentuoso come Giovinazzi, ha potuto fare poco. E poi, anche con una macchina non così veloce, Raikkonen quest'anno purtroppo per lui non ha concluso al meglio la sua stagione. Quindi sì, un 6 meno un 5,5 è il voto giusto, secondo me. Invece Giovinazzi, pur sapendo che non sia un fenomenone, che i pilota, che non è stato il pilota italiano più forte a essere nelle classi minori, di sicuro quello che avevamo visto in GP2 con la Prema è un pilota di cui la squadra lo ha sostenuto e lo sosteneva. Quello visto in Formula 1 con una squadra che lo ha messo in pista, non valorizzandolo fino in fondo, ma anche non valorizzandolo nelle strategie e tutto quanto. Quindi noi Giovinazzi dobbiamo anche un po' interpretare il suo rendimento stagionale, perché comunque una squadra che ha fatto ben poco per lui. E quindi dobbiamo valorizzarlo anche per le qualifiche. È sempre stato quasi al bordo della Q2, molte volte ha rischiato di andare in Q1. In Q1 c'è andato a Zandvoort e lì c'è stato il gelo,
anche nel team radio, quindi ha capito una volta più di tutte che il suo destino era tracciato. Quindi io dico che Giovinazzi in qualifica è un pilota molto veloce, speriamo che la sua avventura in Formula E sia buona, che possa avere una rivincita sportiva sui risultati 2021 e che non abbia così tanta fretta di tornare in Formula 1. Perché se vuole tornare in Formula 1 deve tornare con un team competitivo, non ancora con un team di centro classifica dove deve fare un po' a gomitate per farsi accettare, ecco. Sì, esatto, la stagione di Antonio va diciamo letta tra le righe, perché seppur abbia fatto nel complesso meno punti di Raikkonen, la sua stagione è stata nettamente superiore a quella del finlandese e poteva portare a casa numerosi punti in più di Kimi, soltanto che purtroppo tra guasti tecnici e strategie folli, questi punti alla fine non sono mai arrivati, quindi è stata una stagione molto sfortunata per Antonio e purtroppo si è visto messo alle porte da parte di Alfa Romeo già a partire da metà stagione, quindi di conseguenza in un ambiente così ostile per lui ha potuto fare veramente poco dalla seconda parte di stagione in poi, quindi c'è poco da dire per lui. Secondo me un 6 e mezzo, anche 7 meno, è giusto. Sì, 6 e mezzo mi sembra giusto per Antonio. Comunque non si può dire che non si sia impegnato, non sono arrivati semplicemente i risultati. Esatto. Passiamo alla Williams, che il rendimento, almeno secondo me, della macchina non è così malaccio e il rendimento dei piloti è pari, nel senso che se guardiamo i tempi in pista, Latifi va quanto Russell, è che Russell fa veramente la differenza in qualifica. Invece se molti decantano Russell come il nuovo Schumacher e Latifi sembra uno che non va avanti, che porta solo i punti, lasciando stare quello che è successo anche ad Abu Dhabi, che quindi le critiche piovono praticamente a come pioggia. Partiamo dalla Williams. Williams è una buona macchina, ovviamente non è a livello della sua fama, non è minimamente competitiva a livello degli anni in cui ha dominato, cioè gli anni 80-90 e parte degli anni 2000, quindi la Williams speriamo che il fondo che ha rilevato tutte le quote possa riportarla in alto l'anno prossimo, visto che pure senza Russell, che era un po' il suo diamante, dovrà fare di necessità virtù. Di sicuro bisogna vedere. La Williams ha fatto vari investimenti per salvare anche un po' la baracca. Poteva essere vincente con l'innesto di Padilò, ma in Mercedes ha azzeccato tutto e in Williams ha fatto tutto quello che ha fatto. Non è mai stata la mossa vincente. Quindi serve anche rifondare. Poi adesso con la morte anche di Frank Williams, diciamo che si deve riprendere la strada in mano, però ridare competitività a questo nome che alla Formula 1 ha dato veramente tanto. Quindi ti posso dire un 6 alla Williams. Sì, esatto, la Williams veniva da una stagione molto difficile, con l'ennesima con 0 punti, e secondo me i passi che ha fatto nel corso della stagione sono stati importanti, soprattutto nella metà della stagione, nel mezzo della stagione, in cui Russell era una costante a punti, poi si è andato a perdere un po' verso il fine di stagione, però stare addirittura davanti a due team non è roba da poco, quindi sì, un 6 e mezzo per me da Williams. Addirittura 6 e mezzo, beh dai, ci sta. Invece Latifi io non lo vedo così scarso rispetto a Russell. Perché è vero, non ha il talento di Russell, e su questo non siamo ciechi, però Latifi, se guardiamo tempi sul giro, in gara, sul passo gara, Latifi va quanto Russell.
Poi Russell ha avuto l'opportunità di entrare in orbita Mercedes, di sostituire Hamilton l'anno scorso nel Gran Premio del Bahrain, tutto quanto, e ha rischiato quasi di vincere una gara, sempre che al box Mercedes non fossero in vena di follia di sbagliare il cambio gomme e di invertire le gomme. Però servirebbe la controprova, servirebbe far fare un test anche alla Tifi per vedere quanto va sulla Mercedes, secondo me. Però secondo me è difficile. Io alla Tifi, con quella macchina lì, per quanto va su Russell, sì, almeno la sufficienza c'è, dico che un 6 e mezzo va bene. Sì, andare a punti questa stagione per lui non era scontato, quindi ci sta il 6 e mezzo per la Tifi. E poi bisogna anche vedere che prima della gara del Belgio la Tifi era davanti a Russell in classifica, perché in Ungheria, esatto, i primi punti per Russell, che ha sprecato 1000 occasioni, Latifi gli era pure arrivato davanti. Poi dopo la gara del Belgio, perché sul bagnato bisogna fargli solo i complimenti a Russell, che nella qualifica ha saputo sfruttare l'occasione ed è classificato secondo. E poi la gara, sapete benissimo come andò, e non si corse, si fece quella farsa di due giri e lì si diede metà punteggio, e quindi Russell in classifica ha preso un gap metà basta. Quindi bisogna anche saper leggere la classifica, perché Russell tante occasioni le ha anche sprecate. Sì, tantissime occasioni, poteva andare a punti già a Imola, non si è accontentato del decimo posto, ha deciso di catapultarsi addosso a Bottas. Poi in Russia, anche Imola l'anno prima, sì, due volte Imola, infatti, quindi tante occasioni sprecate per Russell, però ha saputo cogliere le occasioni quando gli si sono presentati di fronte, e a Spa è stato un caso, e per sua fortuna è riuscito a portare non solo i primi punti ma anche il primo podio della Williams dal 2017, se non sbaglio. Quindi nel complesso una buona stagione per Russell, è vero, come Giovinazzi, però va letta fra le righe la sua stagione, perché non tutti i punti sono meritevoli, ecco, la maggior parte sono quelli di Spa che proprio non dovevano essere assegnati, quindi ha fatto una stagione quasi al pari di Latifi parlando dei punti, poi in gara molte delle volte gli è stato davanti, però comunque conta dei punti alla fine. Assolutamente. Dico soltanto che Latifi comunque in qualifica non ha avuto il rendimento di Russell, cioè Russell ha fatto anche delle Q3. Sì, infatti. Quindi il voto di Russell deve essere un pochino più alto, ecco, perché comunque nella prestazione pura Russell c'è stato. Quindi se Latifi è andato un 6,5, a Russell bisogna dare 7. Sì, anche per me un 7, un 7 per il podio di Spa. Esatto. Gran sprecone, però quando c'è ha dovuto dare la famosa zampata, c'è stato. Esattamente. Poi passiamo all'Aston Martin, che l'Aston Martin doveva essere la conferma del dominio, perché gli anni passati da Force India a Racing Point, quest'anno ad Aston Martin, che l'Aston Martin, la Racing Point era la copia della Mercedes e l'Aston Martin è stata di nuovo la copia della Mercedes, però dal giorno alla solo notte. Esteticamente, diciamo, sì, dal giorno alla notte, nel senso che comunque è vero che come la Mercedes ha Hamilton e Bottas, la Aston Martin c'ha Vettel e Stroll. Comunque Vettel doveva fare molto di più la differenza, e comunque la Aston Martin non sembra minimamente una macchina presa dalla che possa essere la fotocopia della Mercedes. Troppa la fatica, troppo indietro, sempre fuori dalla lotta, e quindi l'Aston Martin si merita, ahimè, un 5. Sì, assolutamente. Diciamo che la beffa per l'Aston Martin nel 2021 è stato il fatto che
è stato il fatto che nel regolamento c'è stato un taglio del fondo, c'è stato uno scombussolamento da parte dell'aerodinamica. Come ci ha sofferto Mercedes, di conseguenza ci ha sofferto anche Aston Martin. Solo che Mercedes ha saputo ridurre i danni, invece Aston Martin è stata una catastrofe totale per quanto riguarda lo sviluppo del fondo aerodinamico. Quindi quella può essere la causa di questo disastro. E la macchina non è mai stata competitiva, diciamo. Quindi un 5 e mezzo anche per me. Ok, e invece i piloti. Stroll si è dimostrato maledettamente incostante, perché Stroll per farlo brillare bisogna che venga giù un nubifragio di acqua, perché Stroll sul bagnato va veramente forte. E quest'anno non ha avuto l'occasione come in Turchia di fare la pole o il 2014, dove ha fatto la pole a Monza, no, al secondo posto a Monza dietro Hamilton 2017, 2017, 2017. esatto. Quindi non un po' troppo poco, cioè Stroll viene solo inquadrato per magari il botto a Baku o qualche volta è stato davanti a Vettel, che non è poco, che non è poco, però sempre troppo poco per avere in mano un Aston Martin ed essere il pilota, chiamiamolo, di punta. Quindi 5. Sì, anche per me un 5 perché è andato, diciamo che è stato costante il fatto che nel portare pochi punti alla squadra perché non ha mai fatto grandi posizionamenti, ma risultati che vanno massimo dal settimo posto fino al decimo. Quindi poche volte portava punti pesanti, ma quelle volte che portava pochi punti lo faceva per tante gare, a differenza di Vettel che comunque lui ha saputo cogliere le occasioni che gli capitavano come a Baku e in Ungheria. Quindi è stato proprio poche volte avanti a Vettel, non ha mai avuto grandi colpi di scena da proporre nel corso della stagione, quindi un 5 anche per me. Invece, parlando di Vettel, che è partito subito in salita, nel senso è andato via in Ferrari, che è andato incalando col confronto con Leclerc, è passato in Aston Martin, che doveva essere la scuderia che gli garantiva soprattutto una macchina come voleva lui, con un bel grip a posteriore. Subito problemi dei test, si era un po' riavvicinato nelle gare tipo Monaco-Baku, per poi tornare sempre alle sue posizioni abituali in mezzo al gruppo. Non può ritenersi soddisfatto per aver vinto il premio dei sorpassi, per aver fatto i più sorpassi nel campionato, però è in attesa di giudizio. Vediamo soprattutto un Vettel con l'ennesimo cambio di regolamento, perché nel primo cambio di regolamento, quello che successe nel 2009, fu la fortuna di Vettel. Questo cambio di regolamento nel 2017 sembrava che Vettel in Ferrari avesse avuto modo di avere voce in capitolo, poi vabbè, commesse degli errori e ormai è andata. Vedremo in questo nuovo cambio di regolamento se può tornare il vero Sebastian. Quindi è in attesa di giudizio. Per quello che si è visto, 5,5. Sì, lui qualche lampo l'ha avuto durante il corso della stagione, come a Baku, Monaco, anche Ungheria, che poi è stata tolta il podio, non per colpa sua, però una stagione alquanto incostante, ma comunque davanti a Stroll, quindi sì, un 5,5, perché considerando la macchina molto scarsa, però da lui forse ci si poteva aspettare qualcosa di più e vedremo l'anno prossimo come si comporterà Aston Martin. Assolutamente. Quindi ci stiamo avvicinando alla metà classifica e parliamo di Alfa Tauri. Alfa Tauri che è una grande squadra, ha un budget basso, perché comunque ricordiamo che è nata dalla ex Minardi, ex European di Paul Stoddard, prima Minardi in tutta l'amministrazione. E l'Alfa Tauri, comunque junior team Red Bull, è una bellissima squadra perché comunque ha un pilota che quest'anno è stato un po' sottotono, che è come Gasly, che si è ripreso solo nel finale di gara. La bella occasione di Imola l'ha sprecata montando le rain,
quando erano a montare solo le intermedie e quindi praticamente ha buttato via una gara dove Gasly a Imola va veramente forte. Però comunque il team Alfa Tauri si sta dimostrando veramente consistente, perché comunque sta anche sfornando anche il giovane Tsunoda. La macchina è al passo delle altre, manca sempre quel briciolino di competitività a livello di aggiornamenti di aerodinamica. Vedremo l'anno prossimo quanto anche influirà Red Bull nelle scelte anche di sviluppo della macchina. Perché con un Baby Tsunoda e Gasly proiettati a diventare sempre più protagonisti in questo mondiale, bisogna anche dare un occhio al main team. Quindi voto 6 e mezzo. Sì, l'Alfa Tauri come nel 2020 ha portato a casa forse meno di quello che meritava, perché a inizio stagione la sua vettura era incredibilmente veloce, molto migliore dell'Alpine e dell'Aston Martin. Forse il complesso era nell'assoluto la più veloce del gruppo di testa, però alla fine sia per strategia che per sfortuna anche vari fattori messi insieme non è riuscita a portare a casa appunto quanto meritava l'Alfa Tauri, perché alla fine i piloti sono tra i più promettenti di tutta la Formula 1. Tsunoda è un rookie, però ha già dimostrato tanto, e Gasly sappiamo qual è il suo valore, quindi ha tutte le carte in regola per fare una buona stagione nel 2022. Poteva farla nel 2021, però forse manca quella che manca all'Alfa Tauri, un po' di esperienza nel team che ora sta acquisendo da Gasly, che comunque sta avendo molti anni in Formula 1 già dal 2018, quindi anche un Franz Tost può ambire a una buona stagione nel 2022, quindi io darei un 6,5 all'Alfa Tauri. Ah, assolutamente, come ho detto io, appunto, 6,5 all'Alfa Tauri, perché comunque è sempre un buon team di prospettiva dove riesce a ottenere di più. Quest'anno, appunto, è mancato un po' Gasly, che era il pilota di punta dell'Alfa Tauri, eterna promessa, perché comunque il suo approdo in Red Bull lo ha già fatto e purtroppo bisogna dirlo, ha fallito. Perché? Perché in Red Bull c'è tanta pressione, poi essere compagni di Max Verstappen quando tutte le attenzioni sono per lui non è facile. E si è visto, ma non solo lui, Albon, anche, come si chiama, anche i piloti pre Grazie. anche precedenti, Kvyat, che la Kvyat però la velocità non è che non ce l'aveva, è che Kvyat è stato bocciato anche per aver causato quei due incidenti sia in Cina che anche in Russia, che dove ebbe due contatti con Vettel e quindi fece dei disastri per quello che è anche così. Invece il Baby Tsunoda sta crescendo veramente bene, quindi io do un voto 5,5 a Gasly. E do un 6,5 in crescendo a Tsunoda, perché mi è veramente piaciuto il finale di stagione, perché veramente si è battuto come un samurai, sia per se stesso, ma anche per Verstappen nelle gare dove ha dovuto aiutarlo, cioè nel finale di stagione, soprattutto a Austin o anche nella gara di Abu Dhabi, dove bene o male ha avuto il doppiaggio e dove ha saputo fare un'ostruzione un po' alla Perez, tutto il team Red Bull, sia Gasly che Perez che anche Tsunoda. Però Tsunoda sta veramente crescendo bene. Io, per quanto riguarda l'Alfa Tauri, sono un po' più alto di voto, sono un po' più generoso, perché comunque secondo me Gasly ha fatto una buona stagione. Alla fine Gasly è stato colui che secondo me ha permesso all'Alfa Tauri di giocarsi fino all'ultimo la quinta posizione dei costruttori con Alpine e Aston Martin. Sfortunatamente c'era il fatto che Tsunoda era un rookie, quindi praticamente per tutta la prima metà di stagione è mancato, quindi ha portato pochi punti che per stare in una lotta per il quinto posto servono. Ha cercato di rimediare, alla fine addirittura è riuscito a fare un quarto posto nel caos di Abu Dhabi, però è stato molto incostante Tsunoda. Comunque, fatto sta che ha fatto una grande seconda parte di stagione, e l'anno prossimo sono convinto che potrà dare grandi risultati, quindi io do un 6,5 a Tsunoda e un 7 a Gasly.
Sì, si può anche far così la pagella. Di sicuro, secondo me, Gasly. Allora, il rendimento è stato quasi alla pari, è stato buono di entrambi. Però da Gasly ci si aspettava molto di più. Molto di più, perché comunque. Comunque, non per fare l'avvocato di Gasly, comunque era 5 punti a Ricciardo, eh. È stato davanti ad Alonso e ha finito ottavo in campionato, No, quindi. sono d'accordo, però Ricciardo non è che ha fatto un gran campionato, cioè sì, ha risollevato la stagione con la vittoria di Monza. Sì, quello certo. Sì. Ok, Ricciardo è stato palesemente in difficoltà per più di metà stagione. Era Sì, quello il assolutamente. senso. Poi dopo a Monza non so se hanno scambiato macchine o ha bevuto una Red Bull, però a Monza era incontenibile Ricciardo. Sì. Quindi era solo questo il paragone. Poi dopo, vabbè, vorrei essere io Gasly, ecco. Se mettiamo il No, talento, vabbè, se quello vogliamo certo. mettere il talento alla pari, ecco. Niente di personale. Sì, assolutamente. Se parliamo di Alpine, invece, Alpine è veramente una macchina buona in prospettiva, perché comunque ha dimostrato un po' di altalena, un po' di up and down nei risultati, sia con entrambi i piloti, cioè quando andava bene uno andava male l'altro, quando andava bene Alonso andava leggermente male Ocon, quindi molto up and down, tranne in certe piste, però comunque non bisogna mettersi i paraocchi, perché comunque l'Alpine è gestita da italiani, c'è cioè, Meo e Di Meo che ha la massima carica, c'è Brivio, ci sono i piloti comunque che sono Alonso e Ocon, sono stati bravi perché non so quanti avrebbero ripreso Alonso col fattore che tutti dicono che è vecchio, 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 però ha la faccia, cioè Alonso ha fatto delle gran partenze e la macchina è veramente competitiva. Sono stati bravi perché hanno saputo sfruttare le occasioni che si sono verificate, tipo anche la gara in Ungheria, dove grazie a Bottas che ha fatto lo strike in partenza si sono un po' smarcate tutte le strategie e quindi anche grazie alla ripartenza Ocon è stato capace di costruirsi una gran gara grazie anche all'aiuto di Alonso, però bisogna ammettere la realtà, quindi è una gran bella macchina in prospettiva, di sicuro non hanno tutti gli sviluppi o tutti i cavalli che ha Mercedes o Red Bull, però comunque l'anno prossimo si partirà tutti da zero e sapendo che hanno due piloti belli combattivi, Alpine do un bel 7. Sì, anche io gli darei un buon set all'Alpine perché comunque è stata la prima del gruppo medio e come hai detto te è stata solida per tutto l'anno, ha fatto buoni posizionamenti e gare molto solide appunto per la maggior parte della stagione senza mai cadere in basso, fare scivoloni, a parte forse Austin che se non sbaglio ha avuto un doppio ritiro, però quello forse è stato uno dei pochi momenti bui della stagione di Alpine, per il resto è stato sempre un valore costante nella metà classifica e quando si è ritrovata tra le mani delle occasioni l'ha sempre sfruttata, per esempio appunto in Ungheria con Ocon, in Qatar con Alonso o anche in Arabia Saudita con lo stesso Ocon che per qualche metro non è andato nuovamente a podio, quindi una grande stagione per Alpine che forse è stata un po' la sorpresa di questo 2021. Quindi sì, pienamente d'accordo col tuo 7 all'Alpino. Bene, molto bene. E parlando di piloti, bisogna fare un bel distinguo, perché se dai retta all'esperienza, uno che vede correre Alonso non si riesce a essere pienamente obiettivi per capire quanto è immenso Alonso, perché riuscire a fare podio, riuscire a essere lucidi, da fare sempre il bene della squadra, che tutti dicono che Alonso è un mangiapiloti, è un mangiacompagni di squadra, invece con Ocon ha fatto grande gioco di squadra, pur tenendo dietro il suo amicone Hamilton in Ungheria, e praticamente dando una gran lezione a tutti di se uno ha voglia, di quanta voglia possa
sapere imprimere un pilota anche in Formula 1 anche a una certa età, dove si è dovuto ritirare al tempo perché non aveva una macchina competitiva e perché se no non avrebbe avuto nessuno sbocco di opportunità lavorative Alonso in macchina. Però bisogna anche guardare quello che ha fatto Alonso nelle gare tipo Endurance, nel WEC, la 24 ore di Le Mans, è andata a fare la Dakar e a momenti la vince, peccato che ha preso una roccia. Quindi dovunque ha rischiato anche di vincere la 500 miglia di Indianapolis e anche lì col motore Honda che l'ha rotto a quattro giri dal termine. Quindi bisogna anche guardare a tutto tondo, come si dice la macchina in Formula 1 è determinante. Croce o delizia, e anche analizzare i piloti è difficilissimo, però uno che ha la sua età, Alonso, fa quei numeri lì, come anche la partenza nelle sprint race a Silverstone, è veramente fenomenale. Quindi io darei un 7 ad Ocon, anche perché ha vinto la gara e ha saputo sfruttare l'occasione, che se ne è presentata una nel mondiale e loro sono stati capaci di prendere il jolly dal mazzo senza scomporre il mazzo e quindi sono stati bravissimi. E invece a Alonso 7,5 perché comunque ha saputo anche guidare lo sviluppo con una mente lucida, però è saputo anche essere uomo squadra e ha saputo anche raccogliere un podio su una pista nuova come quella in Qatar. Sì, esattamente, anche io voglio dare 7,5 ad Alonso perché stare davanti a un pilota che era praticamente padrone di casa nel team dell'Alpine non è roba da poco, l'esperienza si è visto quanto conta in Formula 1, soprattutto se sei due volte campione del mondo, quindi la classe, come si dice, la classe meta e anche questa ne è la prova che Alonso, come hai detto te, è eterno e anche quest'anno ci ha dimostrato quanto l'età non conti e che se c'è il talento si va sempre forte, quindi un 7,5 Alonso pieno glielo do, un po' meno ad Ocon, io gli do 7,5 soprattutto perché ha fatto una stagione un po' incostante, nella prima metà di stagione è un po' sparito insieme comunque ad Alonso che lui per un altro motivo perché si doveva riambientare dopo 2 anni di assenza alla Formula 1. E nonostante la vittoria in Ungheria, però forse gli chiedevo qualcosa di più perché quantomeno stare davanti ad Alonso, dato che aveva alle spalle molti anni di Formula 1, molti anni, anzi solo un anno, però comunque tanta esperienza all'interno del team dell'Alpine, comunque l'obiettivo per lui era stare davanti ad Alonso, non ci è riuscito. Poi chiaramente stare davanti a un due, a due, davanti a un due volte campione del mondo non è mai facile, però molto più giovane, tanta più esperienza all'interno del team, non era un obiettivo impossibile, ecco. Ma sicuramente Alonso ha avuto un buco, soprattutto in Formula 1, perché si è perso anche diversi anni dove guidare anche la McLaren Honda è stato frustrante anche per lui, soprattutto anche perché da gridare, esclamare GP2 Engine a non poter neanche schierarsi in griglia. Nelle gare, soprattutto mi ricordo uno in Russia dove non ha neanche chiuso il giro di riscaldamento. Alonso è stato costretto ad andarsene, però ha dimostrato tutto il suo valore. Quindi è rientrato con una macchina nuova, tutto nuovo e praticamente si è reinventato. Quindi, secondo poi avendolo visto sul podio, avendo visto l'ostruzione che ha fatto, quindi bene in Ungheria e vedendo anche le gare sprint race dove tutti le hanno criticate, però comunque vedere Alonso che nel primo giro compie più di 6 sorpassi soltanto nel primo giro, sembrava Senna Donington, solo che Senna ha valorizzato. È stato un fenomeno doppiamente perché con una macchina, altri regolamenti, le gomme più strette, tutto quanto sull'asfalto bagnato, li ha ridicolizzati da quinto a primo in un giro. Alonso, bene o male, ha saputo sfruttare le condizioni ottimali, ma per tutti, quindi le massime condizioni, cioè totalmente asciutto. E quindi fare 6 sorpassi in una pista tecnica come Silverstone vuol dire che sei veramente forte. Sì, assolutamente.
sei veramente forte, quindi io spero che l'anno prossimo torneranno le macchine a effetto Venturi, cioè vuol dire delle macchine molto meno complicate e più come erano prima, con l'effetto Venturi, con gli estrattori e che il carico lo prendono da sottovettura. Quindi l'anno prossimo, se l'Alpine fa una macchina come si deve, ci sarà da divertirsi, perché Alonso, piuttosto che farsi passare, si fa passare sopra. E magari come nel 2010 rivedremo il trio Hamilton, Alonso, Vettel battagliare per i primi posti. L'anno prossimo a meno, quest'anno non si è visto perché causa Covid non si corse, ma le gare, una gara più bella, quella del 2010 in Australia ad Albert Park, quando ci fu la leggera pioggia nel finale, c'è stata una battaglia a 6, Vettel, Weber, Button, Hamilton, Alonso e Massa. Quindi è stata una bella battaglia con questi 6 piloti tutti attaccati, e quindi adesso soprattutto anche con le modifiche dove hanno tolto la variante centrale e hanno fatto sì che il rettilineo, che c'è una mini semicurva, si allaccia ai due curvoni della 10-11 di Albert Park, sicuramente quello sarà un bel tracciato cittadino che a me piace molto ed è mancato quest'anno. Quindi speriamo che l'Alpine tiri fuori una bella macchina. Passando a Ferrari, altro tasto dolente, la macchina sicuramente si è dimostrata abbastanza buona quest'anno, perché comunque non è stata lei il problema è stata la mancanza di motore. E quindi, causa mancanza di motore, il setup andava fatto di conseguenza. Per far sì che il motore sembrasse meglio, si è ricorso a scaricare le ali. Scaricando le ali, le gomme durano meno, e quindi vai più veloce quando ci sono le gomme, però le gomme durano 2-3 giri e poi si va indietro. Poi, dalla Turchia, quando finalmente la parte ibrida è stata collaudata e pronta, si è visto quanto la Ferrari ha fatto, quasi in quelle poche gare ha fatto il doppio dei punti in più che tre quarti di stagione. Quindi sì, una stagione, diciamo, a due facce per la Ferrari, perché dopo Turchia si è vista la Ferrari assolutamente al massimo della competitività, che non era nemmeno l'ombra di quella che è stata nel 2020, perché addirittura in certi casi stava assolutamente avanti a McLaren e poteva dare fastidio sia a Red Bull che Mercedes. Per la prima parte di stagione, comunque, a parte qualche lampo di competitività come a Silverstone, a Monaco, ha fatto una stagione che rientrava nelle aspettative: stare in lotta per il terzo e quarto posto lì come McLaren e davanti a quello che era il gruppo centrale. Considerando poi la stagione da cui si veniva, quella del 2020, una delle più tragiche per la Ferrari, sicuramente c'è stato un grande salto in avanti, e poi con carta bianca, con libero sviluppo del motore, la Ferrari si è visto comunque la qualità degli ingegneri e del reparto tecnico di quello che possono fare. Infatti il nuovo assaggio della parte ibrida ha portato subito grandi risultati, perché già dalla Turchia la Ferrari era completamente un'altra scuderia in confronto alla McLaren. Infatti poi il terzo posto è stato soltanto una formalità per la Ferrari, perché veramente aveva tutt'altro passo in confronto alla McLaren. Quindi una grande stagione per la Ferrari, considerando dall'anno in cui veniva. Non è una stagione degna di Ferrari, perché è una stagione degna da Ferrari quando si lotta per il titolo, e speriamo sia già dall'anno prossimo, perché le premesse e le aspettative sono tante per il 2022. Assolutamente, le aspettative sono già nel 2022, anche se tutti parlano che la Ferrari sia quella più avanti nello sviluppo, e speriamo che per la prima volta sia vero quello che dicono. Quindi quest'anno anche è dipesa tanto anche dai due piloti il rendimento della Ferrari, perché l'unica occasione in Cannes per vincere una gara ce l'ha avuta Leclerc, che purtroppo è nata ed è morta il sabato nelle qualifiche di Monaco. Però bisogna dargli anche atto che Leclerc in quelle due gare, Monaco e Baku, che sono state una prima dell'altra, molto vicine,
Leclerc ha messo a segno due pole, quindi con il l'ibrido standard, mettiamolo così. E quindi sì, Leclerc è stato bravo, è stato bravo per quello. Poi ha avuto anche sfortuna perché ha dovuto saltare la gara di Monaco e ha dovuto saltare anche la gara di Budapest, quando nella carambola Stroll lo ha tamponato e ha dovuto anche pure cambiare la power unit, che quindi ha preso anche gare più avanti la penalizzazione per quando ha cambiato l'ultima unità, che praticamente l'unità che ha dovuto buttare via a Budapest era pure nuova, e quindi anche lì sono state intruppate nel traffico. Poi Sainz è arrivato davanti? Assolutamente sì, ma Sainz ha avuto zero ritiri durante l'anno. Ha avuto dei problemi in qualifica, quello sicuro, dove a Budapest dove ha picchiato in qualifica, o forse un'altra volta dove, forse in Turchia, dove Jeddah ha rischiato, dove ha avuto problemi anche col motore no power. No, in Messico, dove ha avuto problemi. Dove però ha avuto lì anche... alla fine di fatto non ha avuto nulla, perché dopo qualche secondo la power unit è ripartita. Quindi... Esatto, quindi... Sì, va tenuto conto del fatto che Leclerc mancano punti pesanti come quelli di Monaco, come hai detto te, Silverstone, Baku, insomma... Se Leclerc fosse stato più costante sarebbe stato nettamente avanti a Sainz, però alla fine le gare vanno terminate. Assolutamente sì, diciamo che Silverstone non ha neanche corso e Budapest non è neanche iniziata, è solo partito. Quindi... Russia poteva essere un altro caso. Però quelle sono... Esatto, però quelle sono gare, cioè sono decisioni che si prendono all'istante, perché poi lo affronteremo anche con McLaren. Lo affronteremo anche con McLaren, che praticamente la parte di Norris, quella proprio in Russia, non sono decisioni che si prendono all'istante, nel senso che se ti tieni fuori le gomme slick, sei un fenomeno e comincia a piovere e finisci la gara con le gomme slick, sei il nuovo fenomeno. Se invece comincia a piovere e tu monti le gomme da bagnato, sei doppiamente, hai fatto il tuo. Quindi dipende, sono scelte istantanee. Poteva andare bene come poteva andare male. In quel momento lì, Leclerc, ma non è stato l'unico, Leclerc, Alonso, Norris hanno tenuto le gomme asciutte, che è andata bene fino all'ultimo giro. Ed era la scelta giusta, è stata la scelta giusta fino all'ultimo giro. È che nell'ultimo giro è venuta giù tanta di quell'acqua che la scelta non è stata giusta alla fine. Però, come si dice, sono attimi, perché tutti hanno detto vi fermate i box, cioè sembrava quasi una follia, mancano due giri alla fine, cosa fai, ti fermi i box perché è venuta giù una gocciolina di acqua? Però alla fin fine si passa da geni a poco intelligenti, ecco, in un attimo, per un piccolo frangente. Quindi io ti dico che senza almeno, mettiamo 10 punti ogni gara, sarebbe arrivato palesemente davanti Leclerc a Sainz. Sì, però sì. Sainz bisogna comunque dargli atto che ha svolto il suo e si è dimostrato che non è un secondo pilota. Quindi io a Sainz do un 6,5 e a Leclerc purtroppo devo dare 6. Sì, anche io forse sono un po' più generoso come con l'Alfa Tauri. Io darei un 7 meno a Leclerc e un 7,5 a Sainz. Ma comunque le prestazioni, alla fine, lo dice pure il punteggio, sono molto simili, anche se Leclerc forse meritava qualcosa di più, però... la Ferrari, come si è detto più volte, ha una grande coppia, e per il 2022, almeno per quanto riguarda i piloti, non ha nulla di cui temere. Poi c'è l'aspetto della macchina, che sì, le previsioni sono buone in casa Ferrari, erano buone anche per il 2014, alla fine si è vista le stagioni tremende, è stata per la Ferrari, quindi meglio tenere aspettative basse, perché in caso non si resta delusi, ecco. Assolutamente.
passiamo anche a McLaren. McLaren è praticamente a due facce perché la macchina è molto buona, anche se nel finale di stagione si è visto proprio un deciso crollo. Proprio la McLaren ha visto che per destinare tutte le energie al 2022, diciamo che anche ha un po' chiuso il rubinetto, ecco. Si è visto che Norris è sparito. Ricciardo è ritornato dietro, quando poi invece si è vista soprattutto nella fase centrale della stagione, quanto anche Ricciardo era tornato anche nella top 5 regolarmente e quando Norris, grazie alla strategia, si giocava anche il podio. Quindi, soprattutto anche la gara di Monza determina che la McLaren motorizzata Honda, no, McLaren motorizzata Mercedes, che è anche la McLaren motorizzata Mercedes. Fa la differenza ed è un'ottima macchina. Ed è un'altra che ci aspetteremo l'anno prossimo, una delle troppe che aspetteremo l'anno prossimo per vedere la differenza. Quindi io alla McLaren do un bel 7, perché comunque il potenziale ce l'ha sempre avuto. Sì, assolutamente. La McLaren ha fatto una grande stagione perché dal 2020 alla fine è stata l'unica di quel gruppo centrale di cui facevano parte Racing Point, Renault e appunto McLaren, che si è confermata costante e forte come nel 2020. Quindi sì, una grande stagione per McLaren. Purtroppo non è stata costante e decisiva verso la fine di stagione perché la tripletta americana, e poi anche considerando la gara del Qatar, è stata disastrosa per la McLaren e quello ha annullato tutte le speranze per il terzo posto dei costruttori, ma più che demerito della McLaren, forse è stato merito della Ferrari che col nuovo ibrido ha veramente spiccato il volo nei confronti della scuderia inglese. Quindi una buona stagione da parte di McLaren che si conferma aver fatto un grande percorso in questi ultimi anni, perché partendo dal 2018, che era una vettura disastrosa, ha fatto passi alla gigante partendo dal 2019 fino adesso. Quindi un grande percorso di crescita nel corso dell'anno e le basi per fare una buona stagione nel 2022 ci sono, e la McLaren è una di quelle scuderie che è chiamata a fare scintille per l'anno prossimo. Quindi un 7 è doveroso darlo alla McLaren. Assolutamente, un 7, sono d'accordo anche io con te sul 7 alla McLaren. Sui piloti io ti dico che do un 6,5 a Norris e un 7 a Ricciardo. Ti spiego già perché dovrebbe essere l'incontrario, ma te lo motivo perché. Allora, 6,5 a Norris perché, bene o male, ha fatto una grandissima stagione, però nel momento in cui doveva raccogliere i risultati, sei un po' troppo impuntato. Anche non cambiando le gomme in Russia, non ascoltando il team, e quello è perché la gara in Russia era venuta soprattutto dopo la gara di Monza, e quindi anche lui doveva vincere per forza una gara dopo Sì. Ricciardo. E quindi questo mezzo voto in meno, bene o male, Ricciardo ha tanta esperienza, anche se i risultati faticano ad arrivare di ambientamento a questa McLaren. Ricciardo ha tante esperienze, quindi l'esperienza va valorizzata. Invece Norris si è un po' impuntato perché sentiva che gli stava scappando il tempo e soprattutto dopo aver messo il piede per Ricciardo, Norris si è fatto un po' fregare dalla pressione e quindi per questo voto in meno. Invece Ricciardo ha fatto tutto il mondiale all'incontrario, ha avuto mille problemi di adattamento, non sentiva la macchina, la classica stagione di chi non ha fiducia. Per poi trovarla pian pianino, passo a passo, sempre con tanto lavoro e grazie anche alla sprint race, perché bisogna dirlo, grazie anche alla sprint race, perché sennò Ricciardo non sarebbe mai partito in prima fila in quella gara lì. E Ricciardo, grazie anche a una strepitosa partenza, poi mettiamoci anche che Verstappen e Hamilton gli hanno confezionato il regalo e gli hanno tirato il fiocco. E quindi con i primi due principali attori in meno hanno spianato la strada di cui Ricciardo non deve niente a loro due, perché se l'è meritata è stato primo all'inizio, primo fino alla fine. Quindi è vero, con due persone così in meno, con due piloti in meno di quel calibro è tutto più facile sicuramente, ma
Ricciardo è stato primo dalla partenza. Quindi per questo che io do 7 a Ricciardo. Concordo il tuo ragionamento, però mi sento di dare voti uguali a entrambi i piloti McLaren, perché comunque da un lato sia Norris che viene da 3 anni McLaren e ha un'esperienza maggiore nel team rispetto a Ricciardo, pur essendo molto più giovane. Dall'altro lato c'è proprio Ricciardo che doveva ancora ambientarsi, pochi giorni di test, tante difficoltà, più un pilota emergente fortissimo come Norris. Le difficoltà non erano poche per Ricciardo e infatti la prima metà di stagione ha sofferto tanto, però poi quando si è ambientato serviva la pausa estiva per dargli la forza e la carica per affrontare meglio la seconda parte di stagione. Infatti si è sbloccato dopo Spa, dopo Monza, e da lì la strada è stata in discesa per Ricciardo, perché poi si è visto il vero Ricciardo che abbiamo visto alla Red Bull, in tutti gli anni era Red Bull e Toro Rosso. Quindi una stagione a due facce per Ricciardo, così come a due facce per Norris, perché se per Ricciardo è stata in discesa dalla seconda metà di stagione, per Norris è stata in salita, perché dopo la Russia è stato un duro colpo da assorbire quello per Norris, perché secondo me vedeva la vittoria veramente a un passo e la voleva a tutti i costi dopo che Ricciardo aveva portato a casa per McLaren. Quindi è stato un duro colpo da assorbire e a cui non ha saputo reagire al meglio Norris. Quindi mi viene da dare un 7 a Ricciardo per appunto il miglioramento che ha fatto nel corso dell'anno, e un 7 più a Norris solo perché è stato davanti a un pilota molto esperto come Ricciardo in classifica. Sì, condivisibile. Non, secondo me Ricciardo ha mezzo voto in più, però mi piace la tua idea. Sì, Quindi sono alla soggettiva. fine ci vuole, beh, se sono opinioni, ci mancherebbe, io rispetto tutto, quindi è giusto che tu abbia anche le tue. È bello per questo, il Sì, contraddittorio. infatti. Poi come si dice, sono visioni, quindi è giusto che sia così. Passiamo a Red Bull. Red Bull, lo dico subito, io do un 8, 8 e mezzo do alla Red Bull, perché la Red Bull quest'anno non ha sbagliato niente, è stata il team più completo e anche la macchina più completa in pista. Partendo da Marco, che ha scelto soprattutto Perez e ha dato una sterzata, che poi si è rivelata la scelta azzeccata, perché anche Perez è stato molto valido e influente anche nella scelta per dare una mano a Verstappen per la conquista del titolo, per rallentare Hamilton e perché ha portato pure una vittoria a Baku. Quindi si è rivelata la vittoria fondamentale, perché ha tirato anche la frenatona che ha fatto sbagliare Hamilton, la frenata che gli ha portato 0 punti a Baku. Quindi Perez è stato molto influente. Poi partendo da Horner, che è un gran team manager, la squadra che la Red Bull ha forse i meccanici nel cambio gomme più veloci e più bravi, partendo da Verstappen, che alla fin fine la Red Bull ha avuto ragione di puntare su di lui, impuntandosi, che poi finalmente questo campionato del mondo sono arrivati a vincerlo. E poi c'è Newey, che chiunque voglia vincere un titolo in Formula 1 deve sempre andare contro Newey. Leighton House, Williams, McLaren, Red Bull, chiunque vuole vincere un titolo in Formula 1 deve sempre scontrarsi contro Newey, un po' come nel motomondiale contro adesso la Ducati, che sfidano Dall'Igna e non tanto il costruttore, ma sfidano il progettista. E quindi secondo me la Red Bull a tutto tondo un 8,5 è buono, quasi 9. Io invece do 9 alla Red Bull, per i tuoi stessi motivi, solo in più perché non era facile affrontare una stagione del genere al 2021 dopo una mazzata pesante di Mercedes, perché nel 2020 il team tedesco ha dominato in lungo e in largo, e per Red Bull trovare anche solo la forza di lottare contro una Mercedes che sembrava un razzo era difficile. Invece, proprio grazie a Newey, il team austriaco è riuscito a fare una macchina incredibilmente veloce, addirittura più veloce della Mercedes. Un po' a sorpresa di tutti, perché il 2021 doveva essere la replica del 2020, praticamente con una Mercedes che
che era la favorita di questo prolungamento dei regolamenti e quindi doveva andare a vincere e stravincere tutto anche in quest'anno. Ciò non è stato perché appunto Red Bull ha tirato fuori un miracolo dai suoi ingegneri, perché una vettura del genere non si era mai vista che poteva dare filo da torcere alla Mercedes, e quindi mi viene da dare un 9 non solo per l'aspetto tecnico ma anche per gestione dei piloti, perché sono stati fenomenali con le strategie nel gestire bene Perez, non hanno mai fatto una scelta sbagliata, mai un pit stop errato, una strategia. Quindi il mondiale se lo sono meritato, almeno quello piloti, e sono stati veramente un gran team. Sono stati quasi al limite del perfetto, come non è stata la Ferrari nel 2018-2017 per Leclerc con Mercedes. Assolutamente, sono stati semplicemente perfetti, e anche Honda, proprio nell'anno del suo addio al mondiale di Formula 1, che praticamente ha deciso di chiudere i battenti, togliendo anche il nome Honda, che poi Honda rimarrà in Formula 1, sempre motorizzata, sempre a motorizzare la Red Bull, ma si chiamerà Red Bull Powertrain, perché comunque il Honda non motorizzerà più in forma ufficiale. Comunque c'è da dire che la Honda negli ultimi anni si sentivano tanti anche no power, sia di Albon che anche di Verstappen. Quante volte la Honda ha lasciato a piedi Verstappen, anche nella gara del Mugello, se ti ricordi, appena partiti subito ha detto no power. Quanti ritiri ha fatto la Red Bull anche per motorizzata Renault o motorizzata Honda? Quest'anno c'è da dire che la Red Bull ha avuto finalmente una motorizzazione che gli ha garantito velocità e affidabilità per tutto l'anno. Quindi anche sapendo che un motore non ti tradisce, uno corre anche in maniera diversa. Può arrivare fino in fondo a giocarsi il titolo, cosa che poteva anche succedere gli anni precedenti, ma per tanti e troppi ritiri non è successo. Quindi la Red Bull si è meritata tutto in lungo e in largo. Perez è stato fondamentale, quindi io ti dico che Perez si merita un 6,5, perché ha portato a casa una vittoria che era isperata, perché prima di tutto questo nessuno ci credeva, e Perez ha dimostrato che in Red Bull si può vincere. Verstappen è stato semplicemente perfetto, quindi io a Verstappen do anche un 9, perché non ha sbagliato niente contro Lewis Hamilton, che è un po' come Undertaker, non muore mai, anche quando le cose vanno male. Sì, anche io Verstappen do un 9 perché è stato lucido per tutto il mondiale, non ha mai avuto un momento di down, per così dire, di spegnimento mentale, che non ha mai mollato, e quindi un 9, anche 9 e mezzo forse, se lo merita assolutamente Verstappen. E io sono più generoso con Perez, gli do un 7 e mezzo, anche un 8, perché no? Perché comunque è stato un secondo pilota quasi perfetto, ha sacrificato tutto per la causa di Verstappen. Abu Dhabi è la dimostrazione, ma non solo, per esempio Portogallo o anche Francia, e quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene, e quindi a Red Bull secondo me ha fatto la scelta perfetta per un secondo pilota, quindi mi viene anche da dare un 7,5 a Perez. Ok, e passando infine a Mercedes, che ha vinto la classifica dei costruttori, ma ha perso il titolo piloti. Quindi la Mercedes era la macchina migliore, quella che ha vinto gli ultimi campionati, dominando, non avendo nessuno se non giocandosi tra lui e Bottas, sempre quando Vettel e la Ferrari avevano delle idee per vincere il titolo, poi naufragate. Però comunque Hamilton è sempre quello che non si batte, e quest'anno Verstappen ha avuto una determinazione per battere Hamilton, che Hamilton forse non ha avuto, perché anche quest'anno il team Mercedes in tutto tondo, sia macchina che team, si è dimostrato fragile. Si è dimostrato fragile sia nelle strategie che anche nella condotta di gara, che soprattutto negli sviluppi della macchina, e quindi diciamo che l'unico che ha tenuto
sulla baracca è stato Hamilton, perché Hamilton è un gran pilota e ha mascherato soprattutto tanti limiti della Mercedes. Quindi io alla Mercedes quest'anno do un 6,5, perché si è dimostrata non all'altezza di Hamilton. A Bottas do un 4,5, perché a parte il ritiro di Baku non si è dimostrato minimamente all'altezza e non ha minimamente aiutato Hamilton. Ad Hamilton gli do pari a Verstappen, gli do 9, perché comunque è stato alla pari, se non anche più forte in maniera diversa rispetto a Verstappen, perché la Red Bull nella prima parte di stagione senza il botto di Silverstone e senza la quasi esclusione totale a Budapest, quando Verstappen concluse decimo prendendo un punto senza metà parte di macchina, quelli sono punti soprattutto importanti, e quindi ti dico che Hamilton ha tenuto a galla la Mercedes e quindi si merita anche lui un bel 9. Sì, sono d'accordo con te, perché quest'anno la Mercedes non è stata a livello di Hamilton, perché l'inglese ha quasi sempre dovuto remare da solo per stare in lotta per il mondiale, perché spesso e volentieri la macchina non era a livello di quella della Red Bull e le strategie nemmeno. Per esempio a Monaco era chiamata una rimonta, la strategia era l'unico mezzo in un circuito come quello di Monaco, e invece che guadagnare posizioni ha perso. Ma non solo, anche ad Austin ha perso una vittoria che alla fine, col senno di poi, è risultata determinante per il mondiale, ma anche in Turchia o in tantissimi altri casi, insomma, la Mercedes ha fallito la strategia, e non solo, anche con la macchina. Quindi se non fosse stato per Hamilton, il mondiale probabilmente sarebbe andato tra le mani di Verstappen molti gran premi prima di Abu Dhabi. Quindi mi viene da dare un 9 più a Hamilton, perché non ha avuto per tutta la stagione un team così efficiente come la Red Bull. Mentre a Bottas non sono così cattivo, gli do un 6 per le vittorie che comunque è riuscito a fare nel corso dell'anno, anche se in confronto a Perez come secondo pilota non ha nulla a che vedere, anche se poi comunque è stato davanti in classifica. Quindi gli do un 6 e un 9 più a Hamilton. Per quanto riguarda la Mercedes invece 6,5, perché è paradossale dirlo, però è stata una stagione terribile per Mercedes se guardiamo quelle precedenti, quelle di dominio degli anni scorsi, mentre quella di quest'anno è stata una Mercedes quasi riconoscibile, perché spesso c'erano errori non da Mercedes, errori che non avevamo mai visto in tutti questi anni di era turbo hybrid. Assolutamente, sono d'accordissimo con te, e niente, la Mercedes quest'anno è stata fragile per Hamilton, ma un aeroplano per chiunque, e quindi la Red Bull è stata troppo veloce per competere contro loro, sono stati molto costanti la Red Bull, e quindi ha reso onore alla Red Bull finalmente di aver messo tutto al loro posto e aver battuto Mercedes. Detto questo, speriamo di essere stati bravi a fare le pagelle, non troppo cattivi. Siamo arrivati in fondo, e quindi da parte mia e da parte di Diego, visto che siamo sotto Natale, vi facciamo gli auguri e al prossimo episodio, che forse sarà già nel 2022, che partirà con la seconda stagione, perché in questa prima stagione siamo arrivati forse al termine. E quindi vi rinnovo ancora gli auguri e saluto Diego. Ciao Fabrizio, un saluto a tutti.
I'm supposed to be. I'm stuck. Does it get easier? Se sei alla ricerca di motori, Wii Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme: Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.